L'equilibrio che è stato trovato sulla riforma della PAC è un equilibrio, credo, il migliore possibile. Oggi retrocedere da quelle scelte lo credo un errore dal punto di vista strutturale, nonostante l'emergenza attuale. Credo che sia giusto valutare una messa in campo della riforma, magari con una tempistica diversa. Ma intanto cominciare a ripensare i limiti, rimettere a coltura, come dicevo prima, i terreni disponibili, evitare che siano frapposti tutta una serie di difficoltà e di condizioni non praticabili da parte dei produttori, e poi rimane la necessità di ripensare quelle che è l'architettura delle relazioni commerciali internazionali.